Parliamo di modelli e abbiamo citato altre volte la differenza fra modello e esperienza, fra case study e costruzione del modello. Un case study è un qualcosa di, è un caso di studio, un'esperienza, è qualcosa legato a quella specifica situazione. Posso raccontare cosa è successo, ma questo non mi genera un modello, perché un modello non è semplicemente dire come una cosa è stata fatta, perché se io dico come una cosa è stata fatta non significa che un'altra persona possa riprodurre tutta quella serie di avvenimenti, perché quella serie di avvenimenti sono stati causati da determinate condizioni all'interno di un sistema che non è detto che si ripropongano da un'altra parte, anzi probabilmente non si riproporranno. Un modello invece aveva detto qualcosa che deve intanto partire dall'analisi di molti casi, mettendoli insieme e costruendo, tirando fuori degli elementi comuni, quindi costruendo un qualcosa che sia astratto dalla specificità della singola, del singolo caso. Quindi, prima di tutto, aver cercato in qualche misura dei pattern, delle ricorrenze, delle cose che avvengono più volte, dice, beh, questa cosa qua succede tante volte, quindi succede anche, deve succedere in un'esperienza di questo tipo. E quindi è chiaro che è importante vedere tanti spazi, vedere tanti studi, nel nostro caso spazi, però noi parliamo di spazi di lavoro condiviso, ad esempio con il modello multifatto abbiamo visto tanti spazi, quindi spesso ci riferiamo agli spazi, no? Alle ex fabbriche, come ripopolare ex fabbriche, come fare interventi di rigenerazione urbana, questo è un po' uno dei nostri temi. Quindi posso vedere tanti spazi e tante esperienze, ma non è facendo una collezione di esperienze che ottengo un modello. Se io prendo tutta una serie di esperienze bellissime, di successo, ma che non hanno nessuna attinenza l'una con l'altra e dalle quali non riesco ad astrarre delle ricorrenze, dei pattern, dei fili logici che le tengono insieme, quelli non sono modelli, è semplicemente una raccolta di belle esperienze. Se io vado a vedere una mostra d'arte, ho bisogno che ci sia un curatore che dia un senso e che le opere vengano messe insieme con un criterio, se voglio raccontare qualcosa. Se no, è semplicemente una raccolta di begli oggetti, o brutti oggetti, perché sono raccolta oggetti. E così anche un modello. Un modello non è una raccolta di esperienze, è l'analisi di una serie di esperienze. Però attenzione che l'analisi di una serie di esperienze ancora non è un modello, perché una volta che ho analizzato le serie di esperienze, immagino di aver visto delle congruenze, immagino di aver visto un pattern, non è semplicemente dicendo ok, questo è il pattern, che do la possibilità alle persone di riprodurlo. Devo capire come questo pattern è stato generato e come costruire le condizioni perché questo pattern si possa riprodurre. Quindi devo dire quali sono le condizioni, quali sono gli avvenimenti che devono concatenarsi e mischiarsi uno con l'altro perché questo pattern si possa ottenere. Non è mostrando il risultato e nemmeno mostrando la ricorrenza, l'analogia tra dei risultati diversi che costruisco un modello, ma è raccontando come arrivo a costruire questo pattern, come questa rete viene fatta. E questo ancora non è un modello, perché io quello che ho pensato nella mia testa può essere totalmente sbagliato. Può essere un'idiozia. Allora, la prima cosa che devo fare è il confronto. Confronto con chi? Confronto con chi queste cose le ha già studiate. Noi siamo nani poggiate su spalle dei giganti, ma possiamo anche essere di nani poggiati su spalle di altri nani. E nel senso, possiamo confrontarci con persone che fanno cose simili a noi, oltre che su spalle dei giganti. Quindi, confrontandoci con la grande teoria, con le grandi scuole. Quindi, dobbiamo avere intanto iniziare a capire se nella teoria mainstream c'è qualcosa che fa riferimento a quello che abbiamo incontrato. Quei fenomeni sono già stati spiegati, sono già stati studiati. Possiamo fare riferimento a qualcosa di già validato. E questo non perché noi vogliamo essere proni di fronte all'accademia, assolutamente no, ma semplicemente perché se c'è una parte di sapere umano che ha già concluso, ha già dato delle conclusioni, ha già trovato delle risposte, beh, sarebbe proprio idiota ogni volta voler reinventare la ruota, cioè partiamo da quello che già c'è. E però dobbiamo anche confrontarci con i vicini di casa. Quindi c'è qualcuno che oggi, adesso, sta affrontando lo stesso
i sistemi. Quindi è importante confrontarsi con altri ricercatori, con altri studiosi. Come si fa? Scrivendo paper, andando a conferenze, sottoponendosi a peer review. E questo non perché il sistema sia qualcosa di inviolabile e infallibile, ma perché all'interno di una struttura organizzata tu riesci ad ottenere delle opinioni formate e riesci ad ottenere dei consigli che sono dei consigli che si appoggiano sopra molta competenza, molta conoscenza e molto studio. Allora, io prima devo partire dall'analisi non di un caso, ma di tanti casi. Dall'analisi di questi casi devo capire quali sono i pattern, devo cercare di immaginare come questi pattern si possono riprodurre. Devo poi confrontarmi con la teoria, devo confrontarmi con gli altri, devo scrivere molto, devo accettare le critiche degli altri, devo intanto da un punto di vista teorico vedere se le cose funzionano. Una volta che le cose funzionano dal punto di vista teorico, ho un modello? No, non ho ancora un modello. Perché a questo punto devo sperimentare, devo metterlo in pratica. Devo, magari all'inizio non metterlo in pratica, se parliamo di modelli sociali e socio-economici, non è che posso da subito iniziare a mettere in pratica tutto, perché se poi è sbagliato non possiamo giocare con la vita della gente. No, magari metto in pratica dei pezzettini, delle piccole, cerco di appoggiare dei pezzettini e cerco di vedere se funzionano. Ad altre esperienze già esistenti, e poi magari costruisco un ambiente sperimentale nel quale testo tutto il modello, e poi solo dopo che, alla fine di tutte queste verifiche, alla fine di tutto questo, ottengo qualcosa che funziona, posso dire che ho il modello. E attenzione, che posso dire che ho il modello solo quando tutto questo funziona, ma non perché io con la mia conoscenza sono riuscito a farlo funzionare, ma perché ho costruito degli strumenti, dei tool che permettono a chiunque di metterlo in pratica, perché poi il modello è un modello è tale solo se trasferibile e solo se comunicabile. Se poi è anche scalabile siamo pure contenti, qui se funziona, ma almeno che sia trasferibile, perché se ho costruito una cosa che io e solo io sono in grado di riprodurre, ho un modello, sì, ho un modello, ma un modello molto debole, perché è legato soltanto a quello che ho nella testa io. Allora, un modello pieno, compiuto, che funziona veramente, è un modello che può essere trasferito ad altri e che può essere messo in pratica da altri. Allora, solo lì avrò un vero modello. Fino a che tutti questi passaggi non sono stati fatti, il modello non ce l'ho, ma il modello non esiste proprio. Quindi, quando si dice questa esperienza singola può essere di modello A, si intende il primo significato di cui abbiamo parlato è qualcosa di modello. È una cosa talmente bella che sarebbe bello riprodurre. Questo modello che è talmente iconico che andrebbe riprodotto. Ma è un significato il modello. Non significa che leggendo quell'esperienza la posso rifare. Io leggendo quell'esperienza, insieme alla lettura di altre decine o centinaia di esperienze, insieme all'astrazione, insieme allo studio, insieme al confronto con altri, insieme alla prototipazione, insieme alla costruzione di tool, dopo che tutto questo viene fatto, posso dire di avere un modello che mi permette di riprodurre una cosa che è ispirata a quella prima esperienza. E quindi questa è un po' la differenza vera e profonda che sta tra l'esperienza, il case study, o anche la collezione di case study e la costruzione di un modello.